In cammino, in tanti, dietro il Santissimo Sacramento, i cristiani di Betlemme si sono riuniti in processione per il Sacro Cuore e il Corpus Domini, un'occasione che ha richiamato, come ogni anno, un grandissimo numero di fedeli, insieme, nel cammino e nella preghiera, per affidare a Dio, ancora una volta, le speranze per il futuro della propria terra. Tanta gente che viene da Bezzaur e da Beggiala, è un'occasione importante che fa avvicinare la gente alla fede, li fa pregare, li aiuta a implorare il Signore che dia pace a questa terra. Il Sacro Cuore di Gesù è anche il patrono della chiesa salesiana di Betlemme, da cui è partita la processione. Da più di un secolo, come ci spiega Don Pier Giorgio Giannazza, i salesiani danno vita a questa processione, un gesto già presente all'epoca dei turchi, una tradizione molto sentita in tutto il Medio Oriente. Noi abbiamo camminato con Gesù sulle nostre strade, che sono le stesse sulle quali lui ha camminato. C'è la partecipazione di cristiani e anche non cristiani, perché lui è il re dei re, è il signore di tutti. È da 100 anni che ripetiamo questa devozione, soltanto 2 o 3 volte l'abbiamo mancata, quando era proibito, durante l'intifada. Il martentalate, wakt l'intifada.